martedì è il 17 maggio, bentrovati con il TG Distretto di quest'oggi. Dal porto di Ravenna arrivano notizie positive nonostante l'escalation bellica in Ucraina. Nel primo trimestre sono state movimentate il 15,5% in più di tonnellate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il 5% in più sul 2019. Ci sono numeri positivi che riguardano il distretto, quelli per le materie prime per la produzione di ceramica. Sono aumentate le tonnellate del 7,9% rispetto al primo trimestre 2021 e tra l'altro da fonti del porto si parla espressamente di una mancata catastrofe, visto che i quantitativi di argilla e feldspato che prima arrivavano dal Mar Nero sono stati, fanno sapere dal porto, praticamente tutti sostituiti da quelli provenienti dalla Turchia, circa 88.000 le tonnellate arrivate nel primo trimestre 2022. Ai primi di marzo ha attraccato al porto di Ravenna la prima nave turca con 30.500 tonnellate di argilla in sostituzione dell'Ucraina, ma altri carichi di argilla, caolini e feldspati sono attesi dai magazzini del porto di Ravenna da maggio in poi, non solo dalla Turchia ma anche da altri paesi utilizzando il trasporto ferroviario. Intanto le previsioni economiche della Commissione europea registrano per la primavera un'elevata incertezza dovuta alla guerra in Ucraina, naturalmente, e certificano purtroppo uno scenario da incubo nel caso in cui si dovesse bandire il gas russo. Addio al 2,5% di crescita e più 3% dell'inflazione. Per questo l'Italia continua a chiedere un tetto al prezzo del gas. Su questo sentiamo il ministro Di Maio. L'Unione europea sul tema dell'energia gioca un ruolo fondamentale e deve stabilire il prima possibile, prima che sia troppo tardi, un tetto massimo al prezzo del gas. Come Italia siamo in prima linea con questa proposta. In Italia non abbiamo problemi e non ci sono rischi sulle forniture di gas, ma il tetto massimo al prezzo del gas serve per evitare che il prezzo vada fuori controllo e abbiamo bisogno di un'iniziativa europea e che l'Unione Europea approvi il tetto massimo al prezzo del gas il prima possibile, prima che i prezzi vadano totalmente fuori controllo e continuino ad impattare sulle famiglie e sulle aziende italiane. Il dispetto di oggi riguarda il calcio, in particolare la prevendita di Sassuolo Milan. Vediamo. I primi erano in fila dall'alba, qualcuno anche da prima, in attesa che lo store del Sassuolo di Piazza Garibaldi aprisse e mettesse in vendita i biglietti per Sassuolo-Milan. La gara di domenica vale la stagione per i rossoneri, il sold out del Mapei Stadium è annunciato e la febbre scudetto contagia soprattutto i milanisti, che per accaparrarsi il biglietto non hanno esitato a dargli la caccia proprio a Sassuolo. Il primo ad arrivare davanti allo store, infatti, è arrivato da Brescia, un eroe. Allora, sono arrivato ieri sera verso le 10:30, ho bevuto qualcosa qui in piazza e nella lunga attesa, diciamo, ho aspettato qui di fronte alla sede del Sassuolo Store sperando in un biglietto. Dal 18 al 21 maggio torna, dopo lo stop per la pandemia, la Fiera Climahouse di Bolzano, dove il raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica sarà presente con un proprio stand istituzionale, dove si terrà un incontro dedicato al progetto Superhero. Il focus principale naturalmente è sul superbonus 110%, con edifici in muratura di Laterizio differenti per tipologie costruttive, come esempi reali di interventi agevolabili. Sono 10 gli esempi presenti. Ed ora andiamo a Orfortais e scopriamo Di Trade. Facciamo pavimentazioni industriali da una vita, da oltre 50 anni, resine, sistemazione, riparazione, tutti i pavimentazioni in resina, ripristini, e tutto quello che è la pavimentazione, e diciamo così abbiamo un settore anche sulla costruzioni industriali. Il calcio, i biglietti di Sassuolo Milan in programma domenica prossima 22 maggio alle 18 al Mapei Stadium sono in prevendita da questa mattina, ma è facile immaginare che vengano bruciati già in giornata. Solo per gli abbonati neroverdi al girone di ritorno è prevista la prelazione in esclusiva per acquistare in Tribuna Sud fino a 4 biglietti.
e c'è l'inizio questa sera del cammino della Reggiana nei playoff per conquistare la Serie B. Alle 20.45 la Reggiana sarà in campo in trasferta contro Federal Pissalò, gara di ritorno venerdì prossimo a Reggio naturalmente alle 20.30, ed ora è il punto del direttore. Vorrei ritornare oggi sulla questione delle argille, perché so che sta facendo perdere e rovinare il sonno a tanti imprenditori della ceramica. Stiamo parlando di 2 milioni di tonnellate di argilla ucraina che, non arrivando più nel nostro paese, ci obbligano a cercare alternative. Ebbene, tra le tante possibili ce n'è una che è una certezza, ne abbiamo parlato ieri, ed è il Westerwald. Il Westerwald oggi sta spedendo qui a Sassuolo circa 1.150.000 tonnellate. In questa fase emergenziale potrebbe arrivare a 1.300.000. Arriverebbero a fatica perché mancano i vagoni, e quindi i 600 vagoni che ci sono in circolazione non sono sufficienti a trasportare tutto questo volume di argilla, soprattutto in una fase come questa dove non si trovano i macchinisti, dove addirittura ci sono treni fermi perché non ci sono i macchinisti, ci sono dei problemi anche sulla viabilità, sulla ferrovia che collega il Westerwald all'Italia. Insomma, è il problema vero, il problema con la P maiuscola, ossia la carenza di vagoni ferroviari. Scusate se ritorno su questo argomento, l'ho fatto ieri, ma è questa la vera necessità. Questi 600 vagoni devono arrivare a 1000 vagoni, se non ci sono così tanti vagoni andiamo con le casse mobili, però se vogliamo che l'argilla aumenti in termini quantitativi non c'è altra soluzione. I cavatori non ci si mettono d'impegno se non ci sono i vagoni. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico che continua, ahinoi, a correre, supera oggi 2.775 miliardi di euro. Arrivederci.